prende il nome da un noto pilota di Formula 1 che oggi purtroppo non c'è più. Stiamo ovviamente parlando della McLaren di 15 Senna. Senna, che appunto è un nome che rievoca ovviamente le piste e le competizioni. Competizioni che appunto sono il territorio naturale di questa assurda vettura, che ricordiamo però è anche omologata per l'utilizzo stradale. Ale, se riesci a seguirmi, vorrei far vedere assolutamente questi enormi sfoghi e questa enorme apparatia che sono presenti nella parte bassa del frontale, ricavato ovviamente da questi pezzi in carbonio vero. Vediamo queste alette che praticamente incanalano i flussi sia verso i freni che i radiatori, ma anche verso le ruote, perché l'attenzione all'aerodinamica di questa vettura è veramente un qualcosa di fenomenale. Riesce a sviluppare, pensate, fino a 800 kg di carico aerodinamico, che è talmente elevato che sono state richieste delle sospensioni elettroidrauliche adattive per contrastare l'elevato peso che viene generato alle altre andature da questa velocità. Sospensioni che sono ereditate dalla P1. Possiamo vedere poi qua nella parte bassa l'enorme sfogo che incanala l'aria verso il radiatore posto qua al centro. L'aria, una volta incanalata, segnale, riesce da questo enorme sfogo posto superiormente, sempre lavorato da un blocco di carbonio. Carbonio che ovviamente fa la sua grande presenza in questa vettura, perché ricordiamo è ricavata dal telaio Monocage 3, presente anche sulla P1, ma leggermente lavorato per offrire maggiori prestazioni. Un'altra cosa che voglio assolutamente far vedere è questo particolarissimo blocco di vetro ultraleggero che praticamente dà diretto accesso di luce dall'esterno e, diciamo, si vedono anche gli interni. Una soluzione che è realizzata dal campo diciamo degli elicotteri, che consente questa grandissima connessione tra la strada e il pilota, che è una cosa abbastanza particolare da vedere su una vettura. Cerchiamo di inquadrare anche gli interni, potete vedere che grandissimo tripudio di carbonio che c'è anche all'interno, con questo interno assolutamente molto minimalista e semplice in cui il carbonio fa la sua grandissima presenza. Al centro i manettini per gestire il cambio, che ha un doppia frizione a 7 marce, l'infotainment posto lì centralmente a sviluppo verticale con soli 3 manopole per gestirlo, e il volante che è veramente uno spettacolo lavorato da un unico blocco in carbonio. Qui vediamo gli sfoghi enormi posti lateralmente per convogliare l'aria verso i radiatori e verso il motore, motore che appunto è il più potente realizzato da McLaren negli ultimi anni, un V8 4000 cilindrata che riesce a erogare 800 cavalli. 800 è un numero abbastanza importante per i 15 Senna, perché appunto, seguimi verso il posteriore, perché appunto questo 800 lo ritroviamo sia con i cavalli, sia con il newton metro del motore, ma anche con i chili che riesce a sviluppare con l'aerodinamica, come detto precedentemente. Guardiamo un attimo i freni, che sono veramente uno spettacolo. Ovviamente i carboceramici di derivazione delle corse. Pensate che ci vogliono fino a 7 mesi per realizzare un solo disco carboceramico. Cerchi inoltre in titanio ultraleggero, gommata, poi P0 trofeo R, cerchi da 20 posteriormente e da 19 frontalmente, con gomme posteriori a 315 e spalla 30, veramente uno spettacolo. Spostiamoci poi verso il posteriore, che è una delle zone più pazzesche di questa vettura. Possiamo vedere praticamente sfoghi, paratie e soluzioni aerodinamiche da tutte le parti. Luci ovviamente LED per il posteriore, e Ale, se riesci un attimo a inquadrare qua gli scarichi, sono veramente uno spettacolo. Possiamo vedere questi 3 cannoni giganti che spingono l'aria verso l'alto, perché praticamente, pensate, lo sfogo verticale dell'aria aiuta poi il carico aerodinamico, quindi l'aria che fuoriesce verticalmente aiuta la vettura a schiacciarsi verso il basso. Scarico addirittura ultra leggero, pensate, tra i più leggeri realizzati da McLaren, ovviamente anche questo derivazione delle corse, che sfrutta un sistema particolare di tubi che riesce a migliorare il raffreddamento, sempre aiutato da le incanalazioni di aria che arrivano dagli esterni. Poi qua è veramente uno spettacolo, se riescono a vedere, non so se riusciamo poi a inquadrarlo, da qua dentro tutti i giunti delle sospensioni e tutti i bracci che lavorano poi quando la vettura si trova ovviamente in movimento, ed è uno spettacolo riuscire a vedere tutta questa ingegneria di altissimo livello così quasi a portata di mano. Le alette, poi possiamo vedere, realizzate dal carbonio, sono flessibili perché si adattano alla velocità della vettura e, diciamo, si muovono in funzione della velocità e del carico aerodinamico che la vettura riesce a sviluppare. L'ala poi ovviamente attiva, anche questa ricavata da un blocco in carbonio, ovviamente si regola ed è qualcosa di veramente pazzesco, perché guardate questi blocchi sempre in carbonio che la sorreggono, sono qualcosa di veramente gigante, non si è mai visto su una vettura omologata per utilizzo stradale un qualcosa di simile. La vettura è assolutamente uno spettacolo, forse l'ho ripetuto anche fin troppe volte, ma sono assolutamente scioccato dalla particolarità della carrozzeria, dall'elevatissimo livello
ricercatezza nei dettagli e nell'utilizzo di carbonio che è stato utilizzato per questa vettura. Ovviamente solo 500 gli esemplari disponibili per la P15 Senna, che sono stati ovviamente già tutti venduti, già tutti prenotati, quindi è semplicemente un oggetto da museo che rimarrà nei nostri ricordi e non mi resta che lasciarvi con questa vettura sullo sfondo. Sono quasi anche senza parole perché è veramente uno spettacolo. E per tutti gli ulteriori dettagli vi rimandiamo poi al servizio completo sulle nostre pagine di Motore Online.